Benvenuti nella nostra rassegna di interviste nel mondo dell'arte del restauro. Io sono Cecilia Rosato, l'Art Director di Dynasty History New Generation. E oggi ho veramente l'onore di essere insieme a una persona eccezionale. La nostra intervista è basata sul ruolo dell'araldica e della genealogia nel XXI secolo. Ho l'onore di essere insieme al luminare internazionale di araldica e genealogia, il dottor Pierfelice Degli Uberti, presidente dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano e presidente della Confederazione Internazionale delle Associazioni di Genealogia e di Araldica, fondata dal Duca della Force. Il dottor Degli Uberti è autore inoltre di circa 40 libri sull'argomento ed oltre 400 articoli di carattere scientifico. Ed insieme alla moglie, la dottoressa Maria Loredana Pinotti, sono gli editori della rivista Nobiltà, che vi faccio vedere. E diamo il benvenuto al dottor Degli Uberti. Salute a tutti, grazie per seguire questa intervista. Grazie a lei. Dottor Degli Uberti, ci spieghi com'è nata la sua passione per l'araldica? Io a casa mia ero abituato a guardare l'albero genealogico della mia famiglia e vedevo che l'antenato remoto sull'albero genealogico risaliva alla fine del 400, ma nella mia famiglia c'è la tradizione che noi siamo un ramo dei Degli Uberti di Firenze e pensavo che doveva esserci anche sull'albero genealogico Farinata Degli Uberti con tutti i suoi parenti. E quindi ho chiesto a mio padre: come mai, papà, non c'è Farinata Degli Uberti che tu mi dici che è della nostra famiglia? E papà non sapeva come rispondermi. A questo punto ho detto: non discenderò mica da dei tarocconi. E quindi, punto per punto, ho voluto rivedere l'albero genealogico della mia famiglia, andando alla ricerca dei documenti con carattere scientifico. E ho fatto una bellissima scoperta: che nessuno dei miei antenati ha alterato la documentazione, anzi, sono stati molto chiari e onesti nel raccontare la loro storia di famiglia. Bellissimo. Molto bene. Ma oggi qual è il ruolo dell'araldica e secondo lei, nonostante tutto, si veste ancora di un fascino intramontabile per gli appassionati? E questo è fuori di dubbio, no? È un argomento comunque polveroso nell'immaginario collettivo. E certo, perché l'araldica oggi nel nostro paese, dove lo Stato riconosce solamente gli stemmi degli enti, parlo di università, di comuni, di province, di associazioni riconosciute dal Presidente della Repubblica e oggi anche associazioni non riconosciute che possono chiedere di ottenere uno stemma. Ma l'araldica rimonta all'epoca delle crociate, al XII-XIII secolo, quando non era nient'altro che un mezzo per distinguere l'una dall'altra persona durante i tornei dove avveniva lo scontro fra fazioni opposte. L'araldica da subito è stata copiata dalla Chiesa, che è diventata uno dei più grandi fruitori di araldica e tuttora oggi la Chiesa nei suoi prelati utilizza lo stemma, che lo stemma non è nient'altro che la rappresentazione grafica di un'idea o di una famiglia o di un ente. E l'araldica è importantissima e per questo dobbiamo dividerla in due grandi branche. L'araldica antica, che è una scienza antiquariale, e noi la troviamo negli archivi, particolarmente negli archivi di Stato in Italia, e l'araldica che noi troviamo quando camminiamo per una strada o andiamo al ristorante. Guardate un po', per coloro che bevono il vino o lo champagne, vedono sempre sull'etichetta uno stemma. La stessa cosa lo trovate nei dolci. Io sono di Casale Monferrato, i crumiri di Casale hanno una rappresentazione araldica nella loro confezione. Ma non solo.
Molte persone amano ancora oggi a rappresentare il loro cognome nel biglietto da visita. Oggi forse è qualcosa di fuori moda, che non ha più quel senso, perché l'araldica era considerata un'espressione tipica della nobiltà, cosa completamente falsa, perché esistono famiglie di contadini nel Friuli che nel XII secolo, alla fine del XII secolo, rappresentavano il loro cognome e la loro identità proprio con uno stemma. Continuo? Sì, no, nel senso, in base alla domanda, sì, è lunga. Però per molti comunque viene considerato un argomento polveroso, sì. Diciamo non interessante, no? L'araldica viene considerata da chi non la conosce qualcosa di polveroso, cosa che non è così nel mondo. Noi non abbiamo un araldo di Stato che pensa agli stemmi delle persone fisiche, perché la nostra Costituzione, erroneamente interpretando anche nel senso dell'araldica la nobiltà, cosa che non è vera, e non permette il riconoscimento degli stemmi dei privati, delle persone fisiche. Se lo facesse, come avviene in Sudafrica, come avviene nel Canada o nel Regno Unito di Gran Bretagna, in Scozia, in Inghilterra, in Irlanda, nel Kenya, e noi scopriremmo che l'araldica non è nient'altro che il paesaggio o un'idea con una rappresentazione chiaramente grafica perfetta che individua quello che noi vogliamo esprimere. Ecco, a questo proposito io voglio fare un distinguo. Cos'è l'araldica? L'araldica è tutto quello che esiste all'interno di uno scudo. Lo scudo è quello che conserva una rappresentazione grafica di un'idea o di qualcosa che realmente esiste nella società. E oggi va di moda molto il logo, e il logo non è nient'altro che un precursore dell'araldica. E cos'è il logo? Il logo si apre verso l'universo, verso l'infinito, e tutto quello che esiste attorno all'uomo. Mentre se lo scudo non è nient'altro che la rappresentazione dell'uomo e di quello che conserva all'interno di se stesso, il logo rappresenta tutto quello che è fuori, attorno all'uomo e va all'infinito. Benissimo, sempre comunque una forma di comunicazione. È una chiara forma di comunicazione con le sue regole determinate. Benissimo. E c'è il rispetto del genere, perché uno stemma di una signora sarà diverso dallo stemma di un signore. La signora userà un rombo oppure un ovale per rappresentare la sua storia personale o di famiglia. Grazie, dottore. Le faccio un'altra domanda, a mio avviso molto interessante. Della genetica applicata alla genealogia, cosa ci può raccontare? La genetica applicata alla genealogia è l'unica verità che noi abbiamo, perché con lo studio del nostro DNA noi possiamo sapere, parlo per gli uomini prima, grazie al cromosoma Y, qual è il nostro antenato più remoto e da dove viene. Questo per me è fantastico, perché è lo stesso del nostro remoto antenato di 60 milioni di anni fa. Non è cambiato nulla per il cromosoma Y. Ci possono essere delle piccole varianti, ma che non modificano l'aplogruppo, cioè la collocazione delle persone che discendono da quello stipite comune. È l'unica verità, perché rimane nella persona, ed è forse la ragione perché il cognome sino adesso è stato usato quello che veniva adottato dal maschio. E per le donne è completamente diverso, mentre se per l'uomo abbiamo il padre del padre del padre del padre del padre all'infinito, per le donne avremo il cromosoma X, la madre della madre della madre della madre
all'infinito sino a non sapere più chi possa essere. Mentre per l'uomo generalmente il cognome potrebbe essere cambiato nel corso del secolo, il cognome, per le donne no, ogni donna sino adesso ha un cognome diverso. E purtroppo dopo 6 generazioni il cromosoma X si perde e non rimane praticamente più nulla nel patrimonio genetico della persona. Per l'uomo, lo ripeto, no, è lo stesso all'infinito. Non so se questa è una cosa che condivido con i nostri ascoltatori, ma per me questa è un'assoluta novità. Cioè, sono ricerche, diciamo, avanzate che via via, o questo è un argomento di cui non si parla, per cui... Diciamo che le persone non vogliono approfondire. Se io dico e consiglio ad una persona di farsi da solo, perché tutti sappiamo leggere e scrivere, se sappiamo leggere e scrivere sappiamo fare la nostra ricerca genealogica. E io dico sempre, partite prima della leggenda di famiglia e poi andiamo insieme a smentirla. E andiamo all'unica nostra certezza, che è il DNA. Io mi sono fatto l'esame del DNA, il mio cromosoma Y, ha fatto un bellissimo giro di migrazione, un po' come gli emigranti di oggi, dal Caucaso è andato in Russia, dalla Russia una parte degli appartenenti alla mia grande famiglia è andata al nord in Scandinavia, un'altra parte è andata in Scozia, un'altra parte è andata in Prussia, dalla Prussia è passata dalla Sassonia e nel caso mio dalla Sassonia è venuta in Italia come regalo dei barbari del Medioevo. E queste sono realtà importanti per il nostro vivere bene. Noi abbiamo nel nostro patrimonio genetico anche una parte degli ominidi. Ad esempio io ho 1,8 del mio DNA e del Neanderthal. Quindi tutti coloro che vivono e discendono da gruppi ancestrali europei hanno fra i loro ascendenti anche una parte del DNA del Neanderthal, cosa che non avviene per gli abitanti dell'Africa e per le popolazioni dell'Asia che hanno i Denovusiani, che sono gli attuali abitanti di Papua. Io, ad esempio, preso dalla Siberia, ho il 2% del mio patrimonio genetico che oggi si trova in Australia e nell'isola di Papua. Cose che sono veramente belle e fanno piacere, perché io immagino l'emigrazione dei miei antenati nel corso dei secoli. Ma c'è un'altra cosa molto importante. Il DNA aiuta a prevenire e a conoscere quelle che sono le malattie genetiche dell'essere umano. Ecco perché io dico sempre, dopo aver sentito le leggende di famiglia che ve le dico brevemente, tutti discendono da nobili, quindi la popolazione mondiale era composta da nobili, cosa che non è assolutamente vera, anche perché la nobiltà è qualcosa ben ben diverso da quello che noi crediamo, e soprattutto queste persone avevano un grande patrimonio numismatico, grandissimi soldi, grandissimi mezzi, che hanno perso o con le donne o nelle tavole da gioco dei casinò. Ricordate le leggende di famiglia, la maggioranza delle persone, 8 su 10, ha questa leggenda. Come vi rendete conto, non può essere vero, perché le persone erano tutte normali, tutti hanno dei personaggi importantissimi e dei personaggi che non lo sono. Anche il re di Spagna discende da Osti, da persone che lavoravano la terra, e così pure da grandi personaggi della storia, come tutti noi. Se noi ci facciamo l'esame del DNA, scopriremo che avevamo un grande capo. Io non posso parlare delle persone che sono qui con me perché non conosco il loro DNA, ma mi posso dire che il mio DNA è lo stesso, il mio e quello di milioni di persone, di re Edoardo III di Inghilterra. E ci sono delle scoperte che meritano di essere approfondite. Mia moglie, che ha
nel suo cromosoma X, che è molto comune, cromosoma H, fra gli appartenenti a questo aplogruppo c'è anche Maria Antonietta, la figlia dell'ultima degli Asburgo, perché noi pensiamo tutti a Asburgo, non sono Asburgo, oggi sono dei Lorena, con un DNA completamente diverso. È ben affascinante, è straordinario. Questo. E merita di essere conosciuto perché tutti possiamo sapere da dove veniamo. Quindi io vi ho detto che il mio cromosoma Y viene dalla Sassonia, o meglio l'ultimo passaggio è stato in Sassonia prima di arrivare in Italia. Il cromosoma di mia mamma è diffuso su tutte le coste europee e è fenicio. Quindi la popolazione fenice è rimasta all'interno di me. Fantastico. Dottore, ma le persone interessate, già io per primi Candido, come possono fare ad approfondire questo? Possiamo dare dei recapiti? A chi si devono rivolgere? Io dico sempre una cosa. Penso che tutti, l'ho già detto prima, sappiamo leggere e scrivere. Una delle esperienze più belle della nostra vita è la ricerca dei nostri antenati. Io quando ho sposato mia moglie, il mio regalo di nozze è stato il viaggio di nozze. E dove siamo andati? Siamo andati alla ricerca dei suoi antenati paterni. E il mio suocero è rimasto orfano un anno e mezzo. Quindi le notizie che venivano dalla mamma, che era di una famiglia fiorentina, i Fortini d'Argilio, erano frammentari. Ricordo che mio suocero era particolarmente devoto alla Madonna di Caravaggio, ma suo padre era nato a Cannes e pensava che i Pinotti fossero originari di Cannes. Noi siamo andati alla ricerca degli antenati di Maria Loredana e abbiamo scoperto che a Cannes il bisnonno di mio suocero veniva da Caravaggio. Ecco la ragione per cui nella sua famiglia c'era questa devozione particolare alla Madonna di Caravaggio. Da Cannes ci siamo spostati a Caravaggio per vedere dove viveva quella famiglia e abbiamo scoperto che era la famiglia degli insegnanti di Caravaggio e ancora oggi esiste nel cimitero di Caravaggio una tomba che ricorda i trisnonni di Maria Loredana. Da Caravaggio siamo risaliti ad Osio perché i nonni del trisnonno di Loredana venivano da Covo e da Covo poi abbiamo scoperto che gli antenati venivano da Osio sopra e andando indietro alla ricerca degli antenati di mia moglie ho scoperto che non si chiamavano Pinotti ma Ghedini, ma nel 1605 un suo antenato, perché il cognome Ghedini a Osio Superiore era diffusissimo, ha chiamato uno dei figli Giuseppe e nel paese lo chiamavano Pinotto. E da Pinotto sono venuti i Pinotti ed oggi è un cognome molto diffuso a Osio Sopra. Ma dato che avevamo del tempo, noi abbiamo fatto questa ricerca in 3 giorni, siamo andati alla ricerca della famiglia della mamma di mio suocero, quella Fortini d'Argilio, che vi ho detto che era una poetessa in romanesco perché la famiglia si era trasferita a Roma, ma abbiamo fatto una scoperta importante, una famiglia di artisti. Fra i suoi artisti, fra questi artisti c'era anche l'ideatore del giardino di Boboli, Mastro Davitte Fortini d'Argilio, che noi pensavamo essere il personaggio più importante, fino a quando non siamo andati a leggere il testamento, dove risultava essere il genero del Tribolo. Il Tribolo è una delle vite del Vasari, un personaggio del nostro Rinascimento, che ha fatto opere importantissime in tutte le ville medicee, e addirittura i fregi della Santa Casa di Loreto, Bologna, San Petronio e via dicendo. Scoperte bellissime come, non so, il testamento segreto della trisnonna di mia moglie, che era una Robinson, il ramo fiorentino di una famiglia proveniente da Londra,
dove abbiamo potuto aprire questo testamento e fare delle scoperte importantissime. Ho la sua Quintisavola, che fa il terzo matrimonio con un personaggio grande della storia fiorentina, che era il senatore Alessandro Pontenani, e via dicendo. Storie che meritano di essere conosciute, perché tutte le famiglie hanno una storia importante e noi, perché sappiamo leggere e scrivere, possiamo andare direttamente alla ricerca degli antenati. Per dimostrarvi che tutti abbiamo una genealogia che merita, vi posso dire che io sono parente in 20° grado di Cesare Pavese, perché un'antenata di sua mamma, di Tincineto, un paese del Monferrato, è l'antenata comune a tutti gli scrittori importanti del Monferrato, da Teresa, da Piero Ravasenga, da Salvatore Gotta e chiaramente Cesare Pavese. Bellissimo. Posso aggiungere un'altra cosa, certo, visto che ci siamo, perché è bello? La famiglia di mia mamma. La famiglia di mia mamma è una famiglia normalissima della costa abruzzese. Mai avrei pensato che meritava di essere scoperta la sua storia. Ve la faccio molto breve. Il trisnonno della mamma di Gabriele D'Annunzio e il trisnonno di mio nonno erano fratelli. Non lo sapevamo, non avrei mai pensato una cosa di questo tipo. Ma in questa ricerca, fatta senza alzarmi dal computer, ho scoperto che mia mamma è cugina di Nicola Della Fazia, un ingegnere, figlio di migranti italiani, che si è trasferito a New York, e fra i suoi progetti c'è anche il ponte da Verrazzano di New York, che è una delle grandi opere del mondo. Chi avrebbe mai detto che una famiglia così semplice potesse avere una storia così grande? Bellissimo. Invitiamo tutti a raggiungere, diciamo, il dottor Degli Uberti, tra l'altro all'Istituto Araldico Genealogico Italiano, e vorrei spendere due parole. L'Istituto IAGI nasce il 9 luglio 1993 con lo scopo fondamentale di sviluppare la conoscenza dell'araldica, della genealogia, degli ordini cavallereschi e delle altre scienze documentarie della storia, col desiderio di trasformare l'Italia in un paese avanzato scientificamente in queste materie, per offrire a tutti, studiosi o appassionati, un filo diretto con le persone che hanno gli stessi interessi, pur a livelli diversi. Ovviamente il professor Degli Uberti vi guiderà, qualora aveste veramente curiosità o necessità di approfondire la materia, in questo bellissimo percorso di ricerca e scoperta, oserei chiamarlo in questo modo. E vorrei anche sottolineare il fatto che nell'istituto possono essere seguiti dei corsi, giusto? Nella scuola di genealogia, che è una delle tre scuole di genealogia del mondo, che fa parte della Confederazione delle Associazioni di Scuole di Genealogia a Canterbury, a Pro, che è l'Università della Chiesa di Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i Mormoni, per chi non li conoscesse, e a Madrid con la Scuola di Genealogia Araldica e Diritto Nobiliare di Madrid. La nostra scuola, per coloro che hanno una laurea magistrale, è riservata la possibilità, al termine dei 4 semestri, se lo vogliono, di seguire e ottenere un master universitario di secondo livello da un'università di Stato spagnola, che è l'Università Nazionale a Distanza, che ha un accordo diretto con noi che permette, con una semplice tesi, di conseguire questo master, perché il programma della nostra scuola è il più completo del mondo. Bellissimo, complimenti. Grazie. Vi aspettiamo tutti allora all'Istituto di Araldica e Genealogia Italiano del dottor Pier Felice Degli Uberti. Grazie infinite, è stato un viaggio meraviglioso. Grazie e saluti a tutti. Grazie, alla prossima.